Ciao a tutti ragazzi, sono Alexander e siamo ritornati con un nuovo bellissimo video di Clash of Clans. Siamo ritornati su un nuovo bellissimo video perché oggi vi farò vedere, diciamo, un po', questa sarà un po' una serie, perché come vi ho detto molte volte nel mio canale YouTube, mi piacciono vedere gli attacchi programmati con le 3 stelle, eccetera eccetera. Quindi oggi vi farò vedere due attacchi venuti, due altri attacchi sempre con l'hybrid venuti molto bene, infatti per cui si è vinto la guerra per questi due attacchi, perché ho fatto la guerra con 4 TH11 e un TH12, perciò diciamo che 2-3 stelle erano già, 2-3 stars erano già messi, prese infatti, l'uno di loro ha tristellato Paniele, e l'uno nostro ha tristellato il secondo. Perciò qui era un po' una guerra tra TH11. E indovinate chi ha fatto dopo il tristar? Ovviamente io. Sto scherzando. Cioè, in realtà, sì, l'ho fatto io dopo il tristar, però. In realtà faccio sempre schifo. Va bene comunque. E perciò, visto che vi stavo lasciando un po' inattivi, ho deciso di pubblicare un video dove faccio vedere gli altri miei attacchi con l'hybrid, anche se l'hybrid come tattica l'avevo già pubblicata in un altro video. Perciò andiamo a vedere il primo attacco al 5. Vi ricordo che comunque questi sono tutti TH11 più o meno maxati, diciamo che i reali tendevano a scendere, ma comunque difese importanti e quant'altro erano tutte maxate. E sono stato anche bravo io. Non è vero? Cioè, diciamo, sono stato bravo col sangue freddo e la calma fredda, perché in tutti e due gli attacchi ho sbagliato gli spaccamuro, perché ovviamente io non ho i super spaccamuro. Perciò ogni volta attaccare, perché ovviamente i super spaccamuro me li lascio per le leghe delle guerre tra clan. E attaccare con gli spaccamuro normali è veramente un bel problema quando hai da distruggere due strati di mura. Quindi in questi casi, in questi due casi dove io ho sbagliato, che là veramente per fare un attacco perfetto con gli spaccamuri ci vuole uno degli esports. Ecco, aspetta. E perciò è stato molto difficile tristellare questi villaggi. Comunque vi dicevo, vi piacerebbe, ora ci stavo pensando adesso, se reagissi, ci riesco, in varie parti alla World Championship di Brawl Stars che sta avvenendo più o meno ora ai Final Day. Vediamo. Comunque, bando alle ciance, bando alle nuove serie. Partiamo subito con l'attacco. Ogni volta, come al solito, Queen Walk. Ora, ragazzi, in questo attacco, ora vi ho fatto appena vedere una strategia in cui ci è voluta veramente molta calma, perché il cucciolo non ha distrutto questa capannina. Questa capannina qui, però, aveva comunque poca vita perché il cucciolo gli aveva tirato un hit. Perciò, dato l'imprevisto, ho pensato bene di mettere quest'arciere per distruggerla. Qua, ragazzi, sembra una cavolata, ma se la regina andava verso la capanna, mi distruggeva l'attacco. Cioè, l'attacco era andato. Come posso fare a dirlo in modo family friendly? Diciamo che l'attacco andava un po' a fail. Ecco, per non dire un'altra cosa che non si può dire su YouTube, perché YouTube fa schifo. Vai. Ovviamente scherzo, YouTube mi piace un sacco. Comunque qua viene la prima furia. Per fortuna, anche se qui ho missato gli spaccamuri, che in teoria gli spaccamuri dovevano distruggere sia questo lato sia questo lato, ma
non hanno distrutto questo, ma per fortuna comunque la regina, grazie al suo range molto alto, riesce a colpire l'artiglieria quella. Per chi non sapesse cosa vuol dire range, vuol dire tipo la larghezza del colpo. Comunque, Funia, veleno al drago elettrico, che riesce a tirare soltanto un hit. Ecco, qui vado un po' in casino, metto troppo tardi la furia, perciò mi tocca usare la scomparizione della regina. E perciò si crea un bel problema, e poi vi anticipo che morirà la regina. Detto ciò, ok, facciamo partire. Perché alcune volte ho bisogno di fermarmi per commentare, perché l'attacco va così tanto veloce, ragazzi, non riesco a commentare, ve lo giuro. Detto ciò, allora, caserma volante Re Barbaro qui per l'esterno, e hybrid tattico al centro. Allora, vi dico una cosa, cercate di non sprecare le furie sulla regina. Per esempio, io porto sempre tre furie e tre guarigioni e una veleno. Di solito di congelanti non ne porto. E infatti cerco sempre di attaccare del lato opposto di una torre infernale singola. Ma comunque, io vi consiglio di non sprecare troppe furie sulla regina. Perché se mettete tipo qui una furia, l'hybrid molte volte è una tattica molto bella. Ma purtroppo i minatori molte volte ci mettono veramente tanto a spaccare oggetti tipo il municipio che ha una vita veramente alta. I minatori ci mettono tantissimo a distruggere il municipio. Perciò se gli mettete una furia, innanzitutto avrete molta molta meno probabilità di tempo, molta probabilità di fail di tempo. E poi i minatori si possono concentrare soprattutto anche sulle difese insieme ai domatori. Perciò è meglio se ve la lasciate qualche furietta, tipo ora la metterò qui al centro. Tipo da mettere qui al centro. C'è ancora guarigione. Guardate, ci hanno messo pochissimo. Hanno distrutto tutto. In più anche le guarigioni con la furia li hanno aiutati un casino i minatori. Perciò ragazzi, guardate qui quanti maghi. Quanti maghi, mamma mia. Madonna. E perciò ragazzi, Tris pulito. Più o meno tutto è andato come nei piani. Tutto è andato come nei piani e quindi siamo riusciti a fare un bel tris pulito. Diciamo più o meno, perché in realtà gli spaccamuri un po' di meno. Detto ciò, ragazzi, ora vi ricordo un attimo i concetti fondamentali dell'hybrid. Ricordiamoci che con la regina Allora, la regina intanto deve essere direzionata da una parte. Diciamo che sarebbe meglio che se quella parte sarebbe concentrata tra il clan e l'artiglieria Aquila. La regina. Diciamo che il punto di schieramento della regina è molto importante. Di solito la regina va a distruggere difese molto importanti, come torri infernali o artiglieria Aquila. Preferibilmente artiglieria Aquila. Deve centrare anche il clan in quel range, perché vabbè, se il clan è ovvio che se il clan resta attivo, il vostro attacco è andato a farsi. Avete capito? Detto ciò, il punto di schieramento della regina deve comprendere difesa molto importante come una torre infernale, l'artiglieria Aquila, e che comprenda anche il castello del clan. Poi la regina deve essere messa
In uno schieramento anche per creare un panel, un'area, per creare un'area in cui i minatori e l'hybrid può andare, un'area un po' più piccola in cui i minatori e i domatori devono viaggiare, grazie alla regina e ovviamente anche al re barbaro e alla caserma volante. Qua cui metto gli spaccamuri che vanno a felare male, ah no, non è vero. Ora qui metto lo spaccamuri, ho tentato anche di metterle con la furia, ma niente, è andato per il meglio. Comunque, qui fune utilissima alla regina che ci permette di distruggere il re barbaro, il solito clan con il drago elettrico. Ancora qui non siamo molto a livelli professionali, quindi diciamo che i clan sono sostenibili con un avveleno per ora. Perché molte volte, tipo quando mettono i super minion nel clan, è necessario due veleno. Detto ciò, ragazzi, ho felato gli spaccamuri anche questa volta. Perciò la regina non ha colpito l'artiglieria Aquila. Perciò qui ci sarà un cambiamento di programma. Perché in teoria avevo intenzione che qui colpisse tutto il range. E invece, dato gli spaccamura che hanno failato, e poi ovviamente volevo attaccare da di qua, invece, dato che gli spaccamura hanno failato, la regina è andata da questa parte. Perciò la regina pulirà tutta questa parte d'esterno. Ma io, invece, avrò la freddezza. O. Allora, no. Per giocare a Clash of Clans, sono necessari la calma e la freddezza con cui voi fate gli attacchi. Perché, per esempio, io qui ho avuto un cambiamento di programma enorme. L'ho dovuto studiare sul momento l'hybrid. Perché gli spaccamuri sono failati e la regina è andata da un'altra parte. Perciò l'hybrid l'ho dovuto studiare al momento. E quindi là ci vuole tanta freddezza e anche velocità. Perché se no, ovviamente lo sapete anche voi, avete problemi di tempo. Per studiare un'altra tattica. Io in questo caso, invece di partire da qui, sono partito da qui con il re e la caserma volante. Perché ovviamente ormai dovevo attaccare da qui. Per concludere anche l'artiglieria Aquila. Cioè per distruggere anche l'artiglieria Aquila, volevo dire. Allora. Questo è il momento questo è quello che ho pensato. Noi andiamo con il Re Barbaro e la caserma volante a distruggere questa parte di area. Allora, cosa resta di qua? Restano queste difese così che l'hybrid può andare direttamente al centro e là, ragazzi, cioè il devasto è assicurato, anche se ho fatto un fail tattico nucleare con la regina. Ragazzi, ho creato proprio un panel perfetto. È stata la creazione del panel perfetto che mi ha consentito di mandare l'hybrid al centro e di fare questo trissone enorme. Detto ciò, ragazzi, mi ha aiutato il fatto anche che ho sprecato solo una furia per la regina, la quale in teoria magari ne devo sprecare di più. Se gli spaccamuri mi andavano a fondo, ne sprecavo di più di furie. Ma comunque questa cosa ne ho sprecato furie perché la regina è andata dall'altra parte. Mi ha aiutato molto per il push con l'hybrid. Come avete notato qua, mettendo una furia qui e una furia qui, i minatori hanno fatto veramente una strage. Hanno fatto veramente una strage tremenda. Hanno proprio distrutto tutto dal primo all'ultimo. Quindi ragazzi, non le sprecate le furie sulla regina. È meglio se le sprecate sull'hybrid. Innanzitutto, almeno avrete meno problemi di tempo. E soprattutto, le difese o magari anche le cose con più vita vi si distruggeranno meno in fretta. Perciò ragazzi, Triss veramente pulito. Pulito no, perché in realtà c'è stato un cambio di programma al volo, ma comunque pulito sì, perché il panel alla fine che si è creato
È veramente qualcosa di perfetto. Perciò, raga, oh mio Dio, quanto lesirò. Madonna, appena mi finiscono gli Ice Golem, sarà il momento di migliorare qualcosa delle mie truppe. Almeno anche riforto qualche altra tattica. Perché l'Hybrid ormai è la più forte delle tattiche di TH11, questo si è capito. Anche perché riesco a fare 3 stelle veramente. Anche sbagliando di tutto, come è successo. Perciò, raga, però, fermi, non andate via. Il video non è finito qui. Oggi, come l'altra volta, il bonus sarà sul ora si attacca noi. Con il PC. Ora, ragazzi, vedrete. Dai, raga, dovete vederlo per forza ora il fail epico. Il mio fail epico che succede adesso da PC. Perché non so perché, ma da PC mi rimane veramente difficile attaccare. Magari anche perché non sono abituato. Magari anche perché non sono abituato. Perciò, cercheremo di parte stelle. Già questo villaggio si potrebbe attaccare. Quando muoio l'attacco. Allora. Ah, più del naso. Allora, mettiamo subito i due cuccioli. In modo però che l'arco X non riesca a prendere nessuno dei due. Almeno che ognuno può fare la sua parte. E mettiamo subito la regina. Vai. Ora, appena l'arco X spara, eccoli gli spaccamuri. Pem pem pem. Vai, vai spaccamuretto. Ah, lì c'è la torre infernale però, Non l'avevo mica vista quella. Ci provo. No, gli spaccamuri mi sono andati di là, ma siete stupidi. Ma siete scemi. Ecco. Già l'attacco, raga, è andato veramente. Già l'attacco è andato via. Voglio avere i super spaccamuri, questi fanno cacare. No, lo stanatore. E la Madonna! No, due stonatori così, che schifo, veramente. Ok, allora ora si fa come l'altro attacco e si mette il re qui e la caserma volante qui. Allora, si cerca di recuperare un pochino. Però, ragazzi, questa. La regina può ancora andare al centro, sta spaccando il muro. Però non mi rimane molto, per la Queen Walking. Poi ho problemi di tempo. Ehi, no, qui serve una furia. Serve una furia, serve una furia. Serve una furia perché questa torre, questa cosa potenziata. E va, c'è l'artiglieria aquila! Maledetta stronza! scusate. Vabbè, fandomo, parto con l'attacco, raga, io. Posso fare altrimenti. Andiamo subito con una guarigione. Mamma mia! Furia e abilità del Gran Sorvegliante. Andiamo con un'altra guarigione. Beh, raga, questo attacco promette. Ah, mi serve subito utilizzare un'altra guarigione qui. Però, raga, potrebbe essere. Distruggete! Distruggete quella maledetta torre infernale, Madonna mia, agito poi. Vai! No! No, raga, non ho lasciato un deposito in mezzo! Non mi dire che si conclude con un time fail! Commetto la scomparizione, almeno la regina distrugge più velocemente i muri. No, time fail, raga! E si conclude il video così. Che tristezza. Io ho veramente una pazienza. Raga, ve lo consiglio. Se avete una guerra importante, cioè. O i super spaccamuori, è tutta una roba più semplice. Mi ha fatto perdere un sacco di tempo la Queen Walking. E non ho fatto 3 stelle. Si è concluso con un time fail. Ma che sfiga! Ma che sfiga! Mi sento male.
sono arrabbiato. E due, cioè, due volte che concludiamo con un time fail. Ma quanta sfiga puoi avere? Tutto ciò, ragazzi, se avete un attacco importante da fare, se avete una guerra molto importante da fare, i super spaccamuri sono inevitabili. Ve l'ho detto da. Ho fatto un time fail in questo video, e anche nello scorso video. Quindi, ragazzi, mi raccomando, veramente, se avete una guerra importante, usate i super spaccamuri perché sono quasi. Sono quasi. Come si può dire? Cioè che non ne puoi fare a meno. Non ne puoi fare a meno degli spaccamuri se ci sei una guerra importante. Ma diciamo che nei villaggi del genere che vi ho fatto vedere prima, me lo sono potuto permettere una failata con gli spaccamuri. Però ragazzi, se avete veramente attacchi importanti, i super spaccamuri li dovete utilizzare per forza, perché se no, ragazzi, rischiate veramente di fare un sacco di fail. Per quanto l'hybrid comunque ha retto. L'hybrid comunque ha retto. Perché comunque il time fail, le difese le avevamo distrutte tutte. Solo che purtroppo dei domatori e minatori rincoglioniti hanno lasciato un deposito in mezzo. E anche le altre strutture. Detto ciò, ragazzi, è arrivata la fine del video. Quindi vi ricordo di iscrivervi. Lasciare like, condividere il video a chi gli può interessare, anche magari con i vostri amici da clan per fargli imparare tattiche stupende. Poi commentate qua sotto scrivendo la mia opinione perché vi ho già detto che vorrei fare come prossimo video una reazione alla championship di Brawl Stars che si sta. No, perché ho detto di Brawl Stars? Ho detto di Clash of Clans, scusatemi raga. Ormai mi confondo tra tutti i giochi della Supercell. Una mia reazione alla Brawl Stars Championship che sto seguendo anche. Che sta avvenendo in questi momenti. E se anche di Covid, comunque la Brawl Stars Championship se ci riesce. Ditemi se volete una reazione. Detto ciò, Dark Souls è tutto. Ciao ragazzi.